Sapas Pet ama gli animali. Sapas Pet da 30 anni unisce professionalità e gentilezza, esperienza e innovazione a prezzi convenienti. Nella nuova sede di Via Einstein, un vasto assortimento di prodotti d'eccellenza, alimenti con ingredienti naturali, parafarmacia, accessori, detergenti, giochi e tutto per la salute e la gioia degli animali. Il nostro personale è a disposizione per consigli e soluzioni adatte alle tue esigenze. Sapas Pet, amare gli animali significa davvero volere il loro bene. Ciao a tutti da Massimo Gianni, siamo in Piazza Grande, qui fino a poche ore fa c'era il mercatino di Natale, poi hanno sbaraccato, siamo a pochissime ore dalla 2022, quindi in questa puntata, un altro argomento frivolo, poi comunque nelle prossime riprenderemo ad occuparci dei problemi di Arezzo e provincia. Comunque argomento frivolo, siamo andati in giro a sentire cosa si aspettano gli italiani da questo 2022. Andiamo. Che cosa vuole che ci aspettiamo? Che finisca tutto, la pandemia, tutto quanto, e che finalmente si riesca a tornare a vivere come facevamo prima. Credo che sia l'augurio per tutti in assoluto, quello più... sì, per tutto il mondo, non solo per noi. È una domanda personale, ma lei sei vaccinata? Sì, 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 con tutte e tre le dosi. Ma direi, prima di tutto, meglio del 21. E uscire dal Covid, se non definitivamente, per buona parte, una buona elezione del Presidente della Repubblica, che non sia frutto di gioco di parte, ma se i partiti riescono a raggiungere per una volta almeno un'identità di vedute sul futuro del Paese, credo sarebbero sufficienti. Tutti gli anni, diciamo, speriamo che finisca la svetta quest'anno perché non se ne può più, ecco, tutti gli anni puntualmente. Poi arriva l'anno seguente e la musica un po' è la solita, cioè, come mai? Prendiamo quel che viene con grande pazienza, senso civico, responsabilità, vaccinandoci, rispettando le regole per tutti e augurando a tutti salute e serenità. Facciamo così, allora auguriamoci anche che quelli che sono considerati Novax, insomma quelli che mettono su tutte queste ipotesi di complotti, i complottisti, insomma, tanto per capirsi, ecco, vengano illuminati come noi ora dal sole, che vengano illuminati dalla ragione. Ecco. Sì, facciamo che chiediamo che i Novax o i negazionisti o i terrapiattisti vengano illuminati dalla ragione e capiscano che è un bene per tutti vaccinarsi e rispettare le regole. Buongiorno, siamo una TV di Arezzo e stiamo facendo in questa piazza, che è la più importante della nostra città, un'inchiesta. Ovviamente stiamo prendendo un po' tutti i turisti perché vogliamo capire gli italiani cosa si aspettano dal 2022. Spagnolo. Ma che fa? Si rivolge a chi è? Il portavoce è lui? È spagnolo! È spagnolo! E ditelo prima, no? Se lo sapevo prima, io non parlo spagnolo, mi dispiace. Proviamo a improvvisare un pochino così. Cosa si aspetta e spera porre il 2022? Il nuovo anno! Salute, molta salute, nada virus. No, poi, niente virus, niente virus. Voi in Spagna avete i Novax, Novax in Spagna? Real Madrid, Barça arriva. Vaccinato, te vaccinato? Vaccino. Non intendo. Tieni la vaccina, stanno vaccinati. Sì, 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 sì. Tre vaccine. E via, capito? C'ha, come si dice ad Arezzo, rinsoprellato sopra, ecco come sottoscritto d'altronde. Bene, viva Spagna allora, va bene. Comunque la cosa positiva è che le persone non rinunciano a spostarsi, a muoversi, andare a visitare altre città e addirittura impegnarsi poi con la macchina fotografica. Ecco, la signora vorrei chiedere, speriamo che non sia spagnola anche questa, se ci dà la foto di questo 2021 che si sta concludendo, una fotografia del 2021. Non so cosa dirle, guardi. No. Quale vuoi che sia la foto del 2021? La gente con la mascherina, ecco. E che non se ne può più. Lei non ne può più, insomma. No, non ne so. Come la gran parte degli italiani. No, ma semplicemente perché però bisogna usarla, non si può farne a meno,
Però effettivamente ormai siamo tutti con la mascherina e questa è la classica foto di questi ultimi due anni. Bisogna però uscirne in qualche maniera, perché sennò veramente non... Guardi, il problema è un altro, non è che bisogna uscirne, se per cioè questa ci serve per non lasciarci... No, dicevo bisogna uscirne dal Covid, non dalle mascherine. Mascherine tenetele, come vedete. Questo bisogna aspettare che succeda qualcosa, che la scienza trovi qualche cos'altro oltre al vaccino. Soprattutto fa capire a chi non capisce niente, insomma, perché ce ne sono tanti. Questo qui bisognerebbe... Perché mio nonno diceva che per i cretini ancora la medicina l'hanno trovata. Sì, anche che la mia mamma, che la mamma degli stupidi, è sempre incinta. Sì, ecco. E poi insomma i detti sull'imbecillità umana insomma si susseguono, sono tanti. La riconoscono lei per la strada, perché tra mascherina, occhiali e cappello insomma non è difficile. Va bene, non aspetto niente di voi, si spera di uscire di questa pandemia e che sia un anno migliore. Qualcuno sta perdendo la speranza, c'è una virologa italiana che lavora in America, ha detto ragazzi dovremo rassegnarci a conviverci ancora per anni, la situazione sicuramente migliorerà. Beh, quello sì, perché adesso ogni 4 mesi si fa la vaccinazione e andremo avanti con la vaccinazione, sarà una vaccinazione come l'antinfluenzale che ogni anno si fa e qua si farà il vaccino. Stiamo facendo un'inchiesta sul 2022, oramai praticamente è rimasto poche ore, cosa si aspetta lei da italiana nel 2022? Io spero che questa pandemia finisca, mi spero solo questo, non altro, perché tanto è tutto lì il problema. È un po' tutto legato, insomma. Per l'economia, ma soprattutto per la salute. Lei è capogruppo qui della... Assolutamente. Capogruppo, ma quando mai? Lei è uno che è qui... allora, da dove viene tanto? Da Vicenza. Da Vicenza, ecco, altra città dell'oro. Certo, abbiamo quest'unione effettivamente, esatto. Le famose fiere dell'oro. Ecco. Esatto. Però qui butta un pochino male dal punto di vista economico, non so Vicenza. Beh, a Vicenza diciamo il periodo non è dei migliori sicuramente, però insomma Vicenza, non conosco la realtà economica di Arettina, ma quella di Vicenza diciamo è abbastanza solida. In questo momento tutti cercano lavoro, le aziende cercano dei lavoratori, le aziende del nostro tessuto urbano e provinciale, quindi evidentemente forse il lavoro c'è, forse poi ci sono altri problemi insomma. Allora, siamo agli sgoccioli per questo 2021, da qui la domanda della nostra inchiesta, che cosa si aspetta per il 2022? Beh, speriamo la salute di uscire da questa pandemia, ovviamente, che si ritorni a poter vivere normalmente, magari abbandoniamo anche le mascherine, che non so, ecco questa è la speranza, poi per il resto insomma forse sarebbe il caso di sperare che ci possa essere un po' diciamo un aiuto soprattutto per quelli che stanno meno bene, insomma, ecco che mi pare che forse sono quelli che la pagano sempre, chi sta bene anche in questa situazione in qualche modo l'ha sfangata, altri forse hanno fatto più difficoltà, hanno avuto più difficoltà. Poi l'Italia è un paese generoso, no? Trova anche il modo di aiutare, però si inseriscono sempre più furbi. So se ha letto il resoconto sulla situazione del reddito di cittadinanza, è venuto fuori uno scandalo non indifferente. Beh, ma io però sono favorevole al reddito di cittadinanza, perché le statistiche, ma quelle fatte con cognizione di causa, dicono che le situazioni in cui c'è stato un abuso del reddito di cittadinanza corrispondono a meno del 20%, quindi vuol dire che la maggior parte dei casi ha funzionato. Dopodiché, guardi, lo so anch'io che molte volte vengono arrestati delle persone, dei soggetti che godono del reddito di cittadinanza, ma nella legge ci sono le misure per cui questo reddito di cittadinanza venga tolto, quindi io sono favorevole. Questo è un modo, come dicevo prima, per dare una mano a tante persone che ne hanno bisogno. Né se i camerieri venissero e i cuochi venissero pagati con la giusta retribuzione, probabilmente anche questo è un problema, e non prenderebbero il reddito. Infatti.
abbiamo le retribuzioni più basse d'Europa, del nord Europa, insomma, rispetto a Francia, Inghilterra, Germania. Insomma. Ma io dico che in realtà abbiamo dei contratti collettivi che sono frutto di un accordo tra le parti sindacali che stabiliscono dei minimi contrattuali, molte volte, soprattutto nel terziario, nel commercio, eccetera, non vengono rispettati. Questo è il problema più importante. Quindi se venissero rispettati e tutti fossero assunti regolarmente e con il pagamento dei contributi, probabilmente la gente, la maggior parte delle persone, come tutti, sceglierebbero di lavorare, perché io penso che la maggior parte delle persone non ha, diciamo, piacere di stare con le mani in mano ad aspettare che gli arrivi un reddito dallo Stato, vuole essere impegnato, vivere la propria vita, penso, no? Lo vogliamo tutti. Il lavoro è dignità, insomma. Il lavoro è dignità, certo, la nostra Costituzione ce lo insegna. Allora, noi ci salutiamo, ringrazio questo signore che ha risposto in maniera molto intelligente. Chiudo con un augurio, cioè che nel 2022 finalmente ci sia un presidente della Repubblica donna. Sottoscrivo assolutamente, sono assolutamente favorevole. Abbiamo avuto la Merkel in Germania, dobbiamo avere anche noi assolutamente un capo dello Stato italiano e donna. Se no, tedeschi, prestateci la Merkel, tanto ora è disoccupata, viene qua e fa la Presidente della Repubblica. Vabbè. Grazie, alla prossima puntata. Sapaspet ama gli animali. Sapaspet da 30 anni unisce professionalità e gentilezza, esperienza e innovazione a prezzi convenienti. Nella nuova sede di via Einstein, un vasto assortimento di prodotti d'eccellenza, alimenti con ingredienti naturali, parafarmacia, accessori, detergenti, giochi e tutto per la salute e la gioia degli animali. Il nostro personale è a disposizione per consigli e soluzioni adatte alle tue esigenze. Sapaspet, amare gli animali significa davvero volere il loro bene.